Allora, il protagonista di questa docufiction è Michel Gamper, una persona secondo me poliedrica, un personaggio poliedrico perché è stato sia giornalista che uomo di chiesa, che politico, quindi insomma è stato un personaggio importante per il Sud Tirolo. Attraverso questo personaggio, e quindi attraverso il suo sguardo, attraverso le sue vicende, l'idea è quella di parlare dei 50 anni di storia del Sud Tirolo, i 50 anni più travagliati probabilmente della sua storia. Ich spiele die Rolle des Kanonikus Michael Gamper in seiner Zeit, als er 20 war, bis zu seiner Zeit nach der Rückkehr vom Exil nach Südtirol, wo er dann circa so 60 Jahre alt ist. Ah, jetzt musst du zahlen. Ja, ich mache erst, ob ich das Ach sein du was schon. Scheiße. Okay, ja, hallo, muss schon. Das ist doch einfacher, oder nicht? Karl! Abbiamo avuto delle belle location, devo dire, c'è stato un buon coordinamento di tutti i reparti visivi, trucco, costumi e scenografia. Quindi se non viene un buon lavoro, la responsabilità è mia. Dopo 2 secondi, 3 secondi, entra Riccardo Gamper. Ce la dai a lui, la apre. Ok, allora in posizione. Michael Schauk, wir können die Arbeit wieder aufnehmen. Sofort, sofort. Se tu vai a riprendere soprattutto persone, ma anche una cosa naturalistica, devi cominciare a essere tu stesso parte di quella cosa. Was nix? Sag schon, was ist das? Athesia. Ich wusste bereits einiges, weil es natürlich ein wichtiges Thema im Geschichtsunterricht ist in Südtirol. Und man weiß auch, die Athesia, das ist der Verlag in Südtirol, der die tägliche Tageszeitung und so weiter rausbringt, die wurde von ihm gegründet, damals in der Zeit des Faschismus, um eben die deutsche Sprache und Kultur hier im Land zu wahren und auch um die Leute über die Strukturen des Faschismus und dann später des Nationalsozialismus aufzuklären. Thank you.
La mamma del bambino ha detto no, ma lei non ha un Conduzgefühl, nicht? Meglio se non vai, ja, ja. Meglio se non va il bambino a Innenhof, poi ha detto alla mamma che avrà cura del bambino, che sicuramente non succede niente, no? Ed era proprio dopo quella scena che oggi la facciamo e che Innenhof poi l'hanno sparato. Resta più. Come ti chiami? Ho detto come ti chiami? No, non sparate, per favore. Bitte, der Hut. Wir wollen keine Probleme. Come funziona la roba? Che tu gli metti una roba e gli provoca le lacrime, giusto? Stop! Allora, io sono vestito così perché la costumista ha deciso che devo fare la comparsa nell'ultima scena, diciamo, delle nostre scene che dobbiamo girare. E quindi sono vestito da contadino sud tirolese con il tipico Schürzen. Schön, dich zu sehen. So gesund und wohlbehalten. Ich bin auch froh, Sie zu sehen. Schön, dass Sie wieder da sind. In der Heimat.